Ciao a tutti amici, bentornati su MedTheater. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme come prevenire il burn-in sulle nostre bellissime TV OLED. In tanti si lamentano, hanno addirittura paura a comprare un TV OLED, quindi è giusto innanzitutto capire cos'è l'OLED e il burn-in, in modo da andare poi a proteggere nel modo migliore la nostra TV e farla durare più a lungo. Dopo la sigla. Per capire cos'è il burn-in bisogna vedere innanzitutto cos'è l'OLED e da cosa è composto. Dato che è un argomento molto complesso e servirebbe un docente universitario per fare questo, io sono solo un appassionato, ho fatto qualche piccola ricerca su internet per voi in modo da semplificare il discorso e andarlo a capire insieme. OLED sta per Organic Light Emitting Diode. Ed è una tecnologia che usa diodi organici per emettere luce e riprodurre le immagini sullo schermo. A differenza dei display a cristalli liquidi LCD, nell'OLED ogni singolo diodo, quando viene sollecitato dall'elettricità, può accendersi singolarmente. Invece, senza la presenza di una carica elettrica, i diodi possono rimanere completamente spenti. E questo permette quindi di avere neri più profondi e puri, insieme a colori molto ricchi. Un pannello OLED è in genere composto da quattro strati primari, il substrato che è la base strutturale. Poi abbiamo l'anodo che attira gli elettroni e il catodo che emette gli elettroni. È uno strato organico nel mezzo. Questo strato organico è suddiviso in uno strato conduttore dotato di celle dove gli elettroni vanno a incastrarsi nel passaggio, liberando di conseguenza energia. È uno strato emissivo in cui viene effettivamente prodotta la luce. Ed è proprio questo materiale organico che ne penalizza la durata operativa. Infatti, nel corso del tempo, questi componenti che emettono luce invecchiano, entrando in un processo che tende a variare la luminosità e la corretta riproduzione dei colori. Il cosiddetto effetto burn-in, che consiste nella comparsa di un'immagine fantasma sullo schermo, a seguito di una visualizzazione prolungata di un oggetto statico come un logo o un'icona, lasciando sul nostro OLED una specie di alone. Ma cosa dice LG a proposito? Perché LG? Beh, LG è il più grande, se non l'unico produttore di pannelli OLED. Infatti, quasi tutti i produttori di televisori OLED comprano i pannelli da LG. Mi è bastato fare una ricerca su Google che mi ha mandato sul sito della LG. Qui ho trovato consigli utili e risposte alle mie domande. Infatti, per prevenire e ridurre il verificarsi di ritenzione di immagini, i televisori LG OLED forniscono una varietà di tecnologie elencate di seguito, come lo screen shift che sposta i pixel delle immagini statiche. Questa tecnologia riduce notevolmente il potenziale di ritenzione dell'immagine. Sono piccoli spostamenti che non andrete a notare assolutamente, ma che la TV fa in automatico per voi per andare ad evitare il problema della ritenzione dell'immagine. Quindi consiglio numero 1, abilitate lo screen shift. Andiamo a vedere insieme sulla TV LG dove si trova. Impostazioni, tutte le impostazioni, immagine, screensaver OLED. E se non abilitato, abilitiamo il cambiamento schermo. Lo schermo cambia a intervalli di tempo regolari e previene problemi di qualità dell'immagine che potrebbero verificarsi dopo aver tenuto accesa la TV per un lungo periodo di tempo. Sui Panasonic invece mi sembra che si chiama Pixel Orbiter, se non mi sbaglio. Sul Sony andate sempre nei settaggi, poi su Display e infine Expert Panel Settings e verificate che Pixel Shift sia su On. Sui Philips invece, come alla fine su tutti i televisori, quando vi arrivano dovrebbe già essere attivo automatico. E passiamo ora al consiglio numero 2, che è quello dello screensaver, che si avvia in automatico per evitare le immagini statiche che si fermano per troppo tempo sul vostro televisore. Naturalmente bisogna vedere se è incorporato nel vostro TV, non tutti i modelli ce l'hanno. Il mio, per esempio, che è l'LG versione C10 del 2020, è in automatico abilitato. Vediamo come funziona. Vi basterà lasciare la TV con un'immagine statica, per esempio come questa qua di Netflix. Ed ecco che dopo qualche minuto parte in automatico lo screensaver. Per riattivare lo schermo vi basterà premere poi un qualsiasi tasto. Quindi è importantissimo, se presente sul vostro televisore lo screensaver, verificate che sia abilitato. È un'opzione già presente sui televisori compatibili. Non è una cosa che si può abilitare o disabilitare, quindi se c'è è presente in automatico. L'unica cosa sul Sony OLED,
Se non sbaglio, si possono impostare i minuti dopo quanto appare lo screensaver. Il mio consiglio è di metterlo al minimo. Fate però molta attenzione che se state utilizzando un dispositivo esterno al vostro televisore, che può essere una console o un decoder, lo screensaver del televisore non partirà perché siete collegati con quel dispositivo. Quindi dovrete andare a vedere nel dispositivo se è presente uno screensaver. Di solito non in tutti i dispositivi è presente, come per esempio la PlayStation. Se non sbaglio non ce l'ha, o anche i decoder, difficile trovarlo. Apple TV, per esempio, ce l'ha. Quindi, se non avete a disposizione lo screensaver per quel determinato dispositivo, il consiglio è, se dovete fare una pausa o tutto quanto, spegnete il televisore o mettete, per esempio, un canale del televisore per andare ad abilitare lo screensaver. E da qui passiamo al consiglio numero 3, che è la regolazione della luminanza del logo. Questa tecnologia rileva i loghi sullo schermo e riduce la luminanza nelle aree interessate, per evitare la ritenzione delle immagini. Non è presente su tutti i televisori, per esempio il mio OLED del 2015 non ce l'aveva, questo qua del 2020 ce l'ha, abilitata in automatico. Andiamo a vedere insieme, come controllare se è abilitata. Sempre su impostazioni, immagine, Screensaver OLED, regolazione luminanza logo. Quindi regola la luminosità di immagini statiche come loghi e previene problemi di qualità dell'immagine che potrebbero verificarsi dopo aver tenuto accesa la TV per lungo periodo di tempo. Clicchiamo, il mio consiglio è metterla al massimo, quindi su alto. Su Panasonic, la dovreste trovare nei più recenti TV e si chiama Controllo Luminanza Logo. Su Philips e Sony, invece, dato che sono TV con software Android, non sono sicuro che è presente questa opzione. Il mio consiglio è di abilitare, se presente, il Light Sensor, in modo che la TV, diminuisca in automatico la luminosità del display per evitare immagini, statiche e retenzione delle immagini sul vostro pannello OLED. Quindi se il vostro televisore si accorge che ci sono immagini statiche sul vostro pannello, ne abbassa automaticamente la luminosità per evitare il burn-in. Consiglio numero 4, screen off. Non tutti sanno, per esempio, che è possibile spegnere lo schermo del televisore mentre stiamo ascoltando la musica e non stiamo guardando il televisore, in modo da non avere immagini statiche che possono andare a rovinare il nostro pannello. Vediamo dove è presente sull'LG. Immagine, risparmio energetico e scendete in basso su annullamento video. Ecco che lo schermo si disattiverà tra 5 secondi. Poi vi basterà premere qualsiasi pulsante sul telecomando e si riattiverà in automatico. Funziona anche con YouTube, per esempio. Qua, per esempio, ho messo un mio video. Vedete che la musica continua anche a schermo spento. Quindi vedete che è un'opzione utilissima, soprattutto quando ascoltate la musica e non vi serve guardare il televisore. Quindi andiamo ad evitare immagini statiche e andiamo ad evitare di rovinare il vostro pannello OLED. Su Panasonic entrate nel menu, poi immagini e nelle impostazioni schermo potete spegnerlo o accenderlo con schermo on/off. Su Sony invece provate a guardare nelle impostazioni del power saving. Dovreste trovare, naturalmente, se disponibile per il vostro modello, l'opzione picture off o screen off. E passiamo al consiglio numero 5, che è quello dello sleep time. Se fate parte degli utenti che si addormentano mentre guardano la TV, beh, perché lasciarla accesa e consumare energia inutilmente? Meglio mettere un timer spegnimento in modo che la TV si spenga in automatico, in modo da farci anche risparmiare soldi. Quindi vediamo su impostazioni, generale, ora, timer. Come vedete qua abbiamo uno spegnimento automatico dopo 4 ore abilitato che vi consiglio di lasciare. O altrimenti su timer spegnimento è possibile andare ad impostare dopo quanti minuti si deve spegnere la TV in automatico.
Naturalmente anche sui televisori della Panasonic, Sony e della Philips è presente questa opzione. Basta cercarla nel menu e sono sicuro che la troverete. Consiglio 6, aggiornamento software. Mi raccomando, tenete il vostro TV sempre aggiornato. Questo perché periodicamente escono sempre nuovi aggiornamenti, alcuni dei quali contengono anche nuove opzioni o nuovi settaggi per evitare il ritensionamento delle immagini sul proprio schermo. Su LG lo trovate sempre su impostazioni, sostegno, aggiornamento software. Qui avete la possibilità di controllare gli aggiornamenti o andare ad abilitare quelli automatici. Questa dell'aggiornamento è un'opzione disponibile in tutti i televisori, quindi vi basta andare a guardare nel menu del vostro televisore. Consiglio numero 7, non usare schermi OLED come monitor per il vostro computer. Perché naturalmente tutto quello che sono le icone e le immagini statiche del computer rendono uno schermo OLED non adatto a questo scopo, con un elevato e sicuro burn-in. Consiglio numero 8, attenzione al pixel refresh, che nel Panasonic per esempio è chiamato anche manutenzione del pannello. I televisori OLED recenti dispongono anche di una tecnologia in grado di ripristinare una retenzione dell'immagine. La funzione Pixel Refresh integrata nei televisori rileva automaticamente deterioramento del pixel attraverso la scansione periodica, compensandolo secondo le necessità. Rileva anche qualsiasi variazione di tensione TFT durante lo spegnimento, per rilevare e correggere la degradazione dei pixel confrontandola con un valore di riferimento impostato. Come viene abilitata questa tecnologia? Beh, di solito è già presente in automatico sugli OLED più recenti e viene abilitata la prima volta dopo circa 4 ore di utilizzo cumulativo. Nei televisori Pixel Refresh viene attivato automaticamente quando si spegne il televisore dopo averlo guardato per più di 4 ore in totale. Per esempio, se hai guardato ieri un'ora di televisione, oggi altre 3, allo spegnimento verrà eseguito in automatico un Pixel Refresh. Poi di solito sui televisori LG il secondo pixel refresh automatico avviene dopo circa 2000 ore di utilizzo cumulativo. Quindi allo spegnimento verrà eseguito un pixel refresh che andrà a durare circa un'ora. Quindi come vedete pixel refresh viene eseguito in automatico, non è un'opzione che possiamo andare a disabilitare. Ora non sono sicuro se anche gli OLED di Panasonic, Philips e Sony utilizzano le stesse tempistiche di LG, ma più o meno il principio di funzionamento è lo stesso. Nel caso il pixel refresh non sia andato a buon fine, notiamo che abbiamo ancora del burn-in sul nostro OLED, è possibile andarlo ad eseguire manualmente. Ma attenzione, perché questa procedura non è ben descritta sui manuali, su come farla e quante volte farla. Guardando un po' in rete, per esempio sul sito della Sony, dice che questa funzione di aggiornamento del pannello può influire sulla vita del televisore. Per questo motivo non eseguire la funzione di aggiornamento del pannello più di una volta all'anno. Il mio suggerimento è, mi raccomando, usatelo se veramente necessario e se vi accorgete che avete ritenzione delle immagini per lungo periodo che faticano a scomparire. Quindi evitiamo di usare il pixel refresh manuale, perché questo va a influire sulla vita del vostro pannello e soprattutto sulla sua luminosità. Consiglio numero 9, lasciamo la spina dell'alimentazione del vostro televisore sempre attaccata. Abbiamo visto che la procedura di pixel refresh automatica viene eseguita con la TV in standby. Evitiamo quindi di staccare completamente la TV dall'alimentazione, in modo da non disabilitare questa operazione che è fondamentale per la vita del vostro pannello. Consiglio numero 10, diminuite leggermente la potenza della luce OLED. Ci basterà andare su impostazioni immagine, impostazione modalità immagine. Come vedete qua c'è luce OLED che va da 0 a 100. Questa è un'opzione che trovate sicuramente anche sui Panasonic, Sony e sui Philips. Io di solito con la televisione normale la metto a metà, la metto a 50, perché comunque non ho bisogno di luce, troppa luce OLED. Anzi, trovo che al massimo addirittura nel mio ambiente a 100 sia troppo. Invece quando voglio un po' più di qualità, quindi quando per esempio sto giocando con una console o quando guardo un Blu-ray, allora la imposto su 80.
Fate le vostre prove, a me basta, nel mio ambiente 80 è più che sufficiente, in più allungherà la vita del vostro pannello, andando anche ad evitare quelle che sono le ritenzioni delle immagini. Per verificare se il vostro OLED è effetto da Barnin, vi basterà andare su YouTube, poi scrivere Matt's Theater e andare sul mio canale, cliccare su iscriviti. No, sto scherzando, però se vi volete iscrivervi per supportare il mio lavoro non sarebbe una brutta idea. Detto questo, c'è un tool fatto da Samsung che si chiama Barnin Checker, quindi collegatevi su YouTube e scrivete Samsung TV Barnin Checker. E partirà un video che mostra uno sfondo colorato per alcuni secondi, evidenziando o meno la presenza dell'effetto Barnin. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro video. L'ultimo consiglio che vi do, che secondo me è il più importante, è godetevi il vostro OLED senza troppi problemi. Pensate, io il mio primo OLED l'ho comprato nel 2015 e l'ho rivenduto dopo 5 anni senza nessun problema di Barnin. All'epoca non c'era la tecnologia che c'è adesso. Quindi non fatevi troppi problemi, seguite i consigli che vi ho dato e godetevi il vostro televisore. Da Matt's Theater è tutto, buona visione e ci vediamo la prossima volta.